Buono, aiutarti ti ho aiutato. Sì, ah, mangi anche il tuo? No, ma te lo devo tenere? Per ma non mi serve il tovagliolo. Bello. No, non mi serve, bello. Ma non lo voglio. Ma bello lo spiaggio. Che palle. Posso mangiare in pace? Vuoi mangiare in pace? Sì, grazie. Va bene, ti lascio mangiare in pace. Grazie. Guarda, molto bello, eh. Sì. Sì, abbiamo scoperto Flims, eh. Guarda qua che perla incastonata nelle Alpi. Molto turistica. Ma non è che sia da sto coso. È molto turistica, mai sentita nominare, ma molto turistica. Dai che stiamo uscendo dalla centro città. Dai che ci crediamo. Ma era proprio senso? Beh, per forza. Ok. Sì, ci ributta in statale, per fortuna. Oh, Dio, gracias. Salve. Saluns. Siamo all'Ax. Ma è un cappello di Harry Potter? Cosa? Cappello di Harry Potter? Chi? Questo coso qua è in rotonda, non lo vedi? Ah sì, no, non ci ho fatto caso. Salve, salve. Salve. Perché ho abbassato lo sguardo per guardare il navigatore e mi sono perso il cappello di Harry Potter. Ma quindi praticamente manca veramente un'ora? Dobbiamo andare verso Dissenteria. Dissentis. Giuro, 57 minuti, 57 chilometri. Figa. Ma scusa, dall'Oberalp a casa quanto tempo è? Ma quando sei giù dall'Oberalp un quarto d'ora sei a San Gottardo, da San Gottardo un'ora e mezza sei a casa. Anche perché a San Gottardo poi entriamo in autostrada. Ah, meno male. Ma che sbatti, tutta 60. Ah, qua non più. Salve. Ma tu sei ancora viva, non parli, non dici un c***o. Cioè che c'eri non c'eri era uguale. Non c'ho fame. Fermiamoci a mangiare, figa, cos'è? Allora non parli più perché hai fame. No, ma perché? Perché se parli consumi troppe calorie e ti stanchi. Ma cosa c'entra? Perché? Perché sentiamo, vuoi proprio sentirla minchia, dai. Ma no, ma perché sono un po' stanchina. Poi non mi ho ancora mangiato, poi la sella che è dura, fa un po' male il culo. Beh, che palle, figa, tutte tu ce le hai però, mamma mia. E vabbè, poi non è che, cioè, nel senso, stanno facendo tanti spostamenti, quindi, cioè, non è che soltanto passi. Quindi non è che c'ho questo gran c***o che bello da cioè, nel senso, non è che mi viene da dire chissà cosa. Beh, però c'è un'alpaca. Oh, wow. Vedi, se c'è qualcosa di interessante lo dico. Sono tutti molto belli questi paesini. Sì, è vero. Tutti tenuti bene. Mi domando che lavoro faccia chi abita qua, perché non c'è un'azienda, non c'è un tubo. Boh. Beh, ma non è vero, perché magari sì. Ma che... Boh. Beh, hanno le loro attività, non lo so. Poi magari, sai, qualcuno che lavora nei cantieri. Poi guarda là c'è una cava. C'è anche la Lidl là. Ah, vedi? Guarda che qua c'è un benzinaio se vuoi fare benzina. Prima che mi va in paranoia da... Oddio, non ho benzina, rimango a piedi. E ho fatto 202 km. Sarà l'ira del signore. Qua lo sai che costa tanto. La 95, da poveri, 2,19. Sto dietro di te, eh? Sì, spegni la Sony. 15 minutes later. Bene, fans, mentre stavamo procedendo verso l'Oberalp, sono tipo le 4:30 di pomeriggio, non abbiamo ancora pranzato, abbiamo visto
una specie di parchetto con delle panchine, c'è anche una fontana. E quindi abbiamo detto, boh, fermiamoci lì. E ci sono soprattutto i cessi pubblici, dove l'una è appena andata. Eh no, perché da noi non esistono ste robe, cioè... Qua ci sono i bagni così pubblici nei paesini, tenuti bene, almeno quello dei maschi era pulito. No, sono tutti puliti. E quindi ci siamo fermati qua, visto che c'è il bagno, c'è la fontanella, ci sono le panchine, adesso mangiamo qua alle 4:30 di pomeriggio, facciamo pranzo. E stasera alle 11. Beh, ovvio, quello ormai è la norma. Meno male che domani è il 1° agosto, festa nazionale svizzera, forza Svizzera. Luna invece va al lavoro domani. Questa era a casa un altro giorno che tu non sarai. E io non ho ferie quest'anno ad agosto, quindi tu sì. A few minutes later. Luna Colombo, prepara i panini. Stavo aspettando solo questo momento. Cioè, sia dire Luna Colombo prepara i panini che mangiare il panino. Che caldo che fa, il sole. È uscito il sole. Brava, disinfetta le mani che non voglio prendere la salmonella. Mi sta scottando la schiena. Di quanto è calda? Tanto c'è qualche nuvola. Adesso magari va via ancora un attimo il sole. Anche se siamo nelle valli della Svizzera interna, comunque fa caldo. Cioè, cosa segnava il coso? 29? 30? 28? Tanto comunque. Guarda che è andato un po' via. Sta già meglio. Allora, cosa ci prepari? Panino con tacchino. Ma c'è la sottiletta? No. Ah, solo proprio panino e tacchino? Senti, un po' triste però. Non sono coltello. Ma guarda che supera la dimensione massima che può portare Svizzera. Ah va? Se ti fermano ti fa la multa. È vero. Mica è un'arma quella. Vai a dire che hai tagliato il panino. Cioè, Figa, ti fanno la perquisizione dogana, ti arrestano. Se uno si fa... Cioè, va a fare la scampagnata, la passeggiata. E allora porti il coltello di Rambo. Capito? Il coltello che uso, cioè, che cosa devi portare? Che ne so, più piccolo. No. Dai, metti dentro l'arrosto. Mi servirebbe anche una mano. Adesso parte anche la campana. Ecco. Ma volevo arricchire il video con questo contenuto speciale. Moments later. Ah, salute. Buono sto panino. Ah, mi aiuti? Comunque è rimasto fresco l'arrosto, quello del panetto nella borsa. Eh? Aiuto una sola mia mazza. Eh? More moments later. Buono, aiutarti ti ho aiutato. Sì, mangio anche il tuo? No, ma te lo devo tenere? Ma non mi serve il tovagliolo. Bello. No, non mi serve, bello. Ma non lo voglio. Ma bello lo spiaggio. Che palle. Posso mangiare in pace? Vuoi mangiare in pace? Sì, grazie. Va bene, ti lascio mangiare in pace. Grazie. 1 minute 37 seconds later. Bene, pranzare abbiamo pranzato. Possiamo tornare in moto? Te la faccio come domanda. Possiamo tornare in moto? Potremmo tornare su un jet privato? No. Dai, che mancano ancora 3 ore di strada, almeno. Perché, guarda, questa cosa mi conforta. Grazie. Prego. Preferisco non sapere. Allora non te lo dico. Ti hai detto 3, ma in realtà sono di più. Dai, andiamo, se non arriviamo più. Al mattino il posto di dormire. Non sono 3, scusa, 40 minuti per arrivare lì in cima. Sì, dai, un po' meno di 3. Stai lì 10 minuti. Dai, andiamo, se no. E poi, cos'è? 2 ore? Sì, più o meno. 1 hour later. Bene fans, siamo ritornati in moto. Vi abbiamo fatto saltare un pezzo di statale, che è più o meno tutto uguale. Ci siamo avvicinati un po' all'Oberalp. Non so di quanto perché in realtà ho bloccato il telefono e non riesco più a sbloccarlo coi guanti. E tra un po' non ci parleremo più. Salve, c'è l'interfono di Luna che è scarico, visto che lei non si preoccupa mai del suo equipaggiamento, visto che tanto ci pensano gli altri. Allora certo, adesso colpa mia, vero? Ho detto, si vede che stavolta mi sono dimenticato. Ovviamente tu le tue cose non ci pensi mai perché ci pensano sempre gli altri. Ti ricordo che io ho pulito, quella sera lì ho pulito tutto. Mi sono dimenticato io, però tu non ci pensi mai. Ma io non metto in carica niente, ci pensi te? Ce ne siamo accorti. Una volta che mi sono dimenticato, tu non ci hai pensato. Adesso sentirai The Sound of Silence. Vabbè, pazienza, dirò qualche minchiata da sola. Salve.
Salve! Devo riuscire a sbloccare il telefono per guardare quanti chilometri mancano, ma non riesco. Salve, salve. Oberal Pass, uscita 19. Ma no, dovrebbe essere tutta dritta. Sì, comunque diceva di andare a sinistra anche da qualche tra non so quanto. Ma te che era a destra, Oberal? A destra, sì. Fammi sbloccare il telefono. È tutta dritta. Ah, boh. Cartelli ingannatori. Mancano 21 chilometri. E c'è un faro perché? Perché c'è, perché spiego io, perché altrimenti. Perché siccome c'è qua, c'è la sorgente del Reno e c'è lo stesso faro alla foce del Reno, allora hanno deciso di mettere un faro anche alla sorgente per avere il faro uguale all'inizio e alla fine del fiume. Sei convinto? Capissi, capissi.